Ciao a tutti, allora, oggi così è, versione accaldata, quindi capelli raccolti. Dunque, parliamo di elettrodomestici in garanzia, in particolare della mia asciugatrice, parliamo, va bene, che è in garanzia perché l'ho comprata ad ottobre del 2020. Adesso vi dico, perché sono appena stata al telefono tre quarti d'ora per questa cosa e allora vi voglio raccontare. Dunque, non vi dico la marca, non vi dico la marca per evitare denunce strane, ok? Comunque questa asciugatrice funzionava benissimo, tutto un tratto, proprio io non so cosa sia successo, tutti i programmi di asciugatura hanno diminuito i tempi di asciugatura, cioè per dire, il programma che io uso, che è quello Eco, che dura tanto, ma tanto consuma poca energia, quindi perfetto, asciuga benissimo, non spiegazza troppo i vestiti, dura 2 ore e 37 minuti, quindi io uso sempre quello. Tutto un tratto, questo programma ha iniziato a durare un'ora e 40 circa, un'ora e 40, un'ora e 45, e quindi non asciuga. Il problema è che tutti i programmi hanno diminuito, erano tutti sempre più di 2 ore di durata, non capisco perché. Sono diventati tutti 1 ora e 50, 1 ora e 30, 1 ora e 60, no, perché sarebbero due, però così è andata. Al che dico, vabbè, è in garanzia, chiamiamo, ok? Prima di tutto però scopro che bisogna registrare il prodotto affinché poi tu possa usufruire della garanzia. Va bene, allora chiamiamo il numero 800, eccetera, 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 per registrare il prodotto. Rispondono dall'Albania, però va bene, tra l'altro una che parlava italiano benissimo, che mi ha spiegato tutto bene, mi chiede tutti i dati, ci resto al telefono veramente 20 minuti se non di più, perché oltre ai dati miei, chiede i dati della che devo andare a recuperare su la fattura e via dicendo, poi mi deve dare questo codice, che io poi devo riferire di là al tecnico del centro assistenza in modo che effettivamente si riconosca che il prodotto è in garanzia, quindi io ho diritto ad avere l'uscita del tecnico gratuita. Peccato che questo codice non arrivi. E questa addetta del telefono continua a dirmi: intanto che aspettiamo il codice, mi dice anche gli altri elettrodomestici che ha. Dico sì, ma qual è il problema? No, intanto che aspettiamo il codice, mi dice ad esempio la lavastoviglie, da quanti anni ce l'ha? Che marca è? Ah, ma allora possiamo registrare anche questa? No, guardi, non possiamo registrarla perché non ho qui a portata di mano lo scontrino, non so quando l'ho acquistata, non so niente, quindi no. Ma il frigorifero? Vogliamo per caso registrare? Ma da quanti anni ha? Ma funziona? Ho detto, senta, mi può dare il codice perché io devo uscire, ok? Non è vero, non è vero, devo andare a prendere il sole in giardino, ma mi dà questo codice. Alla fine, secondo me, sotto minaccia, perché poi ha cercato disperatamente di farmi pagare 79 euro per prolungare la garanzia fino al 2024, gli ho detto, non mi interessa, perché comunque dovrei parlare con mio marito, vedere se anche lui è d'accordo. Ma se suo marito non ci fosse, lei sarebbe d'accordo? Ma chi se ne frega? No, io ho detto no, non abbiamo mai fatto prolungamenti di garanzia. Ok, va bene. Alla fine sto codice me lo dà, cioè veramente ho detto ok, grazie, 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 grazie. Chiamo l'altro numero, mi risponde una voce guida meccanica che mi dice: sono felice di parlare con te. Ti chiederò prima di passarti ad un addetto, ti chiederò alcuni dati. Va bene, ok. Qual è il problema che hai in questo momento? Insomma, e io dico, adesso come faccio a spiegare che problema ho alla voce tecnica? Niente, dico, l'asciugatrice non funziona. E questa, mi confermi che un tuo elettrodomestico non è funzionante? Sì, te lo confermo. Quindi mi ha fatto 5-6 domande in questo modo e mi chiede tra l'altro il nome, il cognome, il numero di telefono, la via dove abito, il CAP, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? E quindi mi registra tutto. Va bene, finalmente mi passa ad un tecnico, devo stare un po' in attesa, però finalmente risponde, l'ha detto e dico: senta, ho questo problema, eccetera, eccetera. E mi dice: ma lei ha provato a resettare i programmi? E come faccio a resettare i programmi? E non lo so, sarà scritto sul libretto delle istruzioni.
Siamo sicuri? E comunque non ho provato. Ho detto, ma perché devo resettare i programmi? Me lo dice un attimo. No, perché quello che mi sta dicendo non mi risulta essere un difetto di fabbrica, per cui se esce l'addetto, probabilmente le fa pagare anche se è in garanzia. Ah, dico, non lo so, devo provare allora a vedere. Se no, stacchi la spina per 5-6 minuti. Ok, va bene, stacco la spina, però poi io richiamo perché secondo me questa cosa non risolve. E questo mi dice: un attimo, prima mi dica i suoi dati, così comunque registro e quando richiama non dovrà ridirmi tutto. Ho detto: va bene, ma io li ho detti alla voce guida prima, elettronica, no, me li deve ridire. Quindi mi ha richiesto tutto quello che mi ha chiesto la voce guida. Ok, quindi il nome, il cognome, dove abito, eccetera, eccetera, eccetera. Ha registrato tutto e poi mi dice: ok, adesso provi a staccare la spina. Allora, ho detto: guarda, prima vado a fare. Ho salutato cordialmente, cordialmente, nonostante mi abbiano tenuto 40 e passa minuti al telefono. Adesso ho fatto prima questo video perché mi veniva da ridere. Adesso vado giù a staccare la spina, ok? La lascio staccata per 5 minuti. Prendo il libretto delle istruzioni, vedo se si riesce a resettare tutti i programmi, ok? A caso. E poi richiamerò e farò venire il tecnico e mi toccherà pure pagare, lo so, lo so. Ok, va bene, vi saluto, ma poi vado anche a prendere il sole. Ciao a tutti!